Ciao e bentornati su AER. La volta scorsa abbiamo scoperto che questo gioco mi piace tantissimo. L'ho riaperto adesso e ho scoperto che non abbiamo salvato la posizione. O meglio, ha salvato la posizione in un posto dove non siamo stati. Questo è il posto dove mi ritrovo adesso, che sembra una casetta per gli uccellini, con la quale tra l'altro non posso interagire. Non riesco a capire dove io sia, anche se forse sono vicino. Mamma. Sono vicino al villaggio, forse. Vediamo un attimo. No. Non siamo vicini al villaggio dove abbiamo finito la volta scorsa. Ok. È lo stesso posto dove siamo stati l'altra volta. Il dietro del villaggio. Il dietro del villaggio. Ma è pieno di cose da vedere questo posto. È pieno di cose da vedere. Io sono perso. Sono perso. Comunque, dovevamo parlare, penso, con questa signorina. Stai bene, Auk? Era Auk, vero? Abbiamo sentito dei rombi provenire dal santuario di Kara. Sono così felice che tu ne sia venuta fuori. Mi chiamo Daina e benvenuta. È da tempo che non riceviamo un pellegrino qui. In effetti il tuo mentore Medvin è stato l'ultimo prima di te. I miei genitori lo aiutarono al tempo. Adesso io, John e nostra figlia Erin aiuteremo te. Se mai ti sentissi perduta, torna qui a parlare con noi. Dopotutto siamo qui per guidarti. Il viaggio di ogni pellegrino richiede una visita ai tre templi della Terra degli Dei. Kara li ha sigillati molto tempo fa, subito dopo la grande divisione. C'è un sigillo sul terreno vicino al tempio. È lì che ci raduniamo per porre i nostri omaggi agli spiriti, ed è lì che dovresti andare anche tu. Parole sacre vengono rivelate a coloro che vi si avvicinano con la mente aperta. Il santuario del Vespro è il più vicino e lo troverai a nord-ovest da qui. Allora, nord-ovest, abbiamo visto, e probabilmente è questo posto in alto dove siamo stati prima, da cui veniamo in realtà. Ora, io vorrei capire se tutte queste cose di cui è disseminato il mondo, tipo questa volpe con due code, una montagna con un sole e un ibis, se sono tutte cose che in qualche modo dobbiamo esplorare, se sono in più, questo è il campo di grano. Ok. Allora, io voglio vedere questo posto. Voglio vedere questo posto. Che sia questo il posto che dobbiamo esaminare. Questo deve essere il faro. Non sembra fare nulla di particolare al momento. Dovrei tornare più tardi. Ok. Ah, c'erano le scale. Allora, devo andare a nord-ovest, ha detto. Nord-ovest. Boh, proviamo ad andare verso nord-ovest. È meraviglioso. Qua c'è qualcosa. Laggiù forse ci sono degli edifici.
Lago del Crepuscolo. Allora, c'è una mappa. Allora, vediamo un po'. Noi siamo spawnati qui in basso e ora siamo in questo posto. Ok. Non posso interagire con l'Ibis. Ok. Ci sono di nuovo queste cose che erano nel tempio e che avevamo visto venivano illuminate. Ecco, quel sedicente dio sta esagerando. Spero che finisca per pagarla. Sedicente Dio. Sono delle immagini come dal passato che noi possiamo attivare con la lampada che abbiamo trovato nel tempio. Allora, la mappa dice che c'è un edificio più qua. C'è un disegno. Qua c'è un disegno. Sì, ho fatto un po' di casino, ma allora, qua c'è questo disegno qui. Tre linee tra due parentesi. Ok. Qua c'è di nuovo una cosa simile a quella dove ci ha salvato. Ok, quindi forse forse questo è il punto da cui si salva. Venendo qui si salva. Quella là è una struttura. Andiamo a vedere. Pum! Fatto un atterraggio drammatico proprio. Ah, leggi. La speranza della nostra gente fu rigenerata dalla saggezza delle sue parole e dal rifugio che ci donò. Gli spiriti animali la aiutarono a nascondere l'ingresso dietro le importanti onde cadenti segnate dal sole e dalla luna. Importanti. Nel vicino nord-est. Onde cadenti segnate dal sole e dalla luna. Ok. Nel vicino nord-est. Ci hanno detto di andare a cercare. Allora, nel vicino nord-est. Onde cadenti. Cascate del suono del vento. Qua c'è qualcosa. Non ho ben chiaro che cosa dobbiamo trovare, però ci sono dei raggi luminosi che escono da questo posto. Pum! Oh, porca miseria. Ho sbattuto contro qualcosa, una statua. Di un pesce. No, 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 non volevo ridecollare. Allora, questo pesce, infatti, è un animale, diceva l'iscrizione che ci sarebbero stati degli animali. Qui questi pregano il pesce. Possiamo usare questo cubo? È un sigillo. Un sole. Ah, il sole. Ok, il sole. Quindi dobbiamo trovare la luna, che mi immagino sia laggiù. Ovviamente non ho chiaro non ho assolutamente chiaro
cosa dovremmo fare a questo punto, però, cioè, perché stiamo facendo questa cosa? Questo prega. Che cosa prega? Prega un altro pesce. Immagino che adesso ci sarà la luna. Esatto. Ah, era il simbolo della luna. Ok. Si è aperta una cascata e è uscita fuori una porta. Là. Ok. Andiamo a vedere. Pena! Splash! Ci sono questi fenicotteri viola, fucsia. E andiamo ad entrare dentro quello che credo sia un tempio. Abbandonato e nascosto, tra l'altro. Vediamo dove ci porta. Le fasi di volo sono bellissime. Ok, tiriamo fuori la lanterna, non si sa mai. La volta. Wow. Andiamo, 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 andiamo a vedere. Siamo i primi, non dico esseri umani, perché non so se questa nostra eroina che stiamo controllando sia in realtà un essere umano, però... Siamo le prime persone che arrivano qui dopo tanto. Allora, qui che cosa dobbiamo fare? Dai energia. Diamo energia. LS. Allora, dobbiamo... Oh. Vediamo se dobbiamo far combaciare... il simbolo del sole. Sì, dovevamo far combaciare il simbolo del sole. Era abbastanza un enigma, un po' scontato, sinceramente. Allora, il sole e la luna. Prendi chiave. Ok. Abbiamo... Possiamo volare anche qui dentro? No. Non possiamo volare qui dentro. Abbiamo preso una chiave. Per cosa non ne ho idea? Per il tempio? Non so. Ok. Ciao, piccola vagabonda. Ce ne hai messo di tempo. Forse hai sbagliato strada? O sei stato rallentato? Dal tipo lento. Credo che il suo nome sia Medvin, il più lento dei mutaforme che abbia mai incontrato, ma acuto e intelligente. Sai cosa hai trovato? Tu detieni sia la luce che la chiave, che ti possono condurre al crepuscolo, sia il tramonto che l'alba, credo. A sud-ovest, da qui, c'è un tempio che ha il profilo del sole al tramonto. Lì troverai nuove risposte. Vai adesso, uccello più veloce di Medvin. I segreti ti attendono nelle profondità. Chiedi consiglio a coloro che riposano. Prima... Quel pittogramma sulla parete al villaggio dove abbiamo parlato con Dinah
riportava la volpe a due code, il sole e la luna. Allora ha detto di andare a sud-ovest o sud-est, Non ricordo. ah, non ricordo, sud-est o sud-ovest. Dobbiamo cercare qualcosa che abbia la forma del sole. Proviamo sud-est. Oddio, qua c'è qualcosa, eh. Proviamo ad andare a vedere. Splash. Leggi parte 2. No, voglio leggere parte 1 prima. Leggi parte 1. Mi chiamo Aram ed ero lì il giorno della grande divisione. La mia figlia più piccola era malato e così chiesi aiuto agli spiriti animali. Quando mi chinai a pregare al santuario di Illoqui, un tremendo splendore bucò l'aria e la terra tremò e urlò. Pieno di terrore, fuggii e vidi con occhi d'aquila che la terra crollò a pezzi, sgretolandosi e tramutandosi in polvere. Solo un luogo sembrò restare calmo. Volai e mi arroccai lì, ricolmo di orrore. Era il faro. Ci siamo stati al faro. Leggi parte 2. Il faro era circondato da un bagliore dorato che mi calmò e mi riscaldò. Vidi la sacerdotessa Kara passarmi accanto, piangendo. Brandiva una chiave lanterna del tipo prodotto nella città di Uzra, ma la lanterna era spenta. Il bagliore veniva dalla stessa Cara e diminuiva a vista d'occhio. Scese dal faro e vidi che molti spiriti animali si erano riuniti attorno alla torre ad osservare. Quando Cara giunse da loro, chinarono le teste e poi andarono via come in risposta a un segnale silente. Poi Cara mi guardò e disse: "Tu sei Aram? Io ti conosco e dobbiamo parlare." Riuscì a rispondere e chiesi: "Cosa è successo al mondo, Cara?" Rimase in silenzio per un momento e poi disse: "Un grande pericolo è svanito, ma anche una grande luce. È ora di radunare tutti coloro che si sono perduti per far sì che la nostra gente trovi il modo per vivere di nuovo in pace con il mondo. Sin da allora sto volando da un'isola spezzata ad un'altra per dire alla gente perduta che esiste una nuova casa, per condurli qui dove col tempo potremo guarire, dove la mia piccola possa riprendere le forze." Ok, era una specie di lettera, racconto, leggenda, non so. Però io ho realizzato adesso, dobbiamo andare al faro, assolutamente. Eccolo là, lo vedo. Io proverei a vedere se la lanterna con la chiave può adesso interagire con il faro che abbiamo visto prima. L'accampamento. Poi Massimo, riparliamo con Diana. Fermati. Sto iniziando a prenderci la mano. Vediamo un po'. Esamina. Questo deve essere il faro, non sembra far nulla di particolare al momento. Dovrei tornare più tardi. Ok, niente. Non è questo quello che dovevamo fare. Arriviamo a riparlare con Diana. Eccoci qui. Ciao di nuovo, Auk. Sono andata a trovare Medvin vicino al santuario di Kara per vedere il santuario crollato con i miei occhi. Sono spaventata quanto lui, ma devo chiederti un'altra cosa. Hai visto dei fantasmi? Ho notato dei segni luminosi ed una strana distorsione nell'aria, come tante piccole lucciole, ma non esattamente degli insetti. Credo si tratti di ciò che si chiamano memorie del passato. Avevamo già capito. Si dice che la lanterna possa scoprire i segreti brillando sopra di segni. Erano citati incidentalmente in una storia per bambini che una volta lessi ad Erin. Forse possono rivelare qualcosa di importante.
Oh, hai bisogno di un promemoria del prossimo luogo del tuo pellegrinaggio? Il santuario del Vespro è il più vicino, lo troverai a nord-ovest da qui. Ok, nord-ovest, il santuario del Vespro. Io gradirei dei nomi però a questi posti. Tra l'altro la mappa è abbastanza piccola, credo che questo gioco non sia molto lungo. Ok, direi che quasi quasi è il momento di fermarci. Perché vedete, abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo scoperto un po' di cose ed era tutto scritto qui. Che avremmo incontrato una volpe a due code, che avremmo aperto un santuario con la luna e col sole. E l'ibis, mi manca l'ibis. Però questa cosa forse la vedremo meglio nel prossimo gameplay. Questo mondo è meraviglioso e soprattutto la musica che si è attiva quando voliamo è qualcosa mi piace veramente tantissimo. Mi piace veramente tantissimo. Ok, direi che per il momento è tutto. Ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Spero che, non so, vi stia piacendo. Non ha forse troppo senso questa avventura. Per ora non ci stiamo ancora capendo niente, però è divertentissimo volare su queste isole e mi piace. Con questo sottofondo musicale è fantastico. Ok, io continuo a fare un po' di evoluzioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!